Buongiorno a tutti, abbiamo realizzato questo breve video per facilitare e illustrare le possibili operazioni di pagamento per l'assegnazione di un posteggio in spunta in un mercato della città di Torino. Quali strumenti dobbiamo utilizzare per poter effettuare il pagamento? Dobbiamo anzi utilizzare Abulanti Web, raggiungibile da uno di questi tre siti, o torinofacile.it oppure appunto comune.torino.it commercio oppure mercati.comune.torino.it. Per questa dimostrazione noi abbiamo scelto il percorso da Torino Facile. Una volta arrivati sotto Torino Facile, selezionando fra i servizi, troveremo Mercato Ambulanti Web. Con accedi ai servizi potremo scegliere fra due diverse modalità di accesso: o effettua il pagamento con accesso libero oppure autenticati con SPID. Proseguiamo effettuando l'accesso libero. In questo caso dovremo inserire il numero di autorizzazione e poi il comune di rilascio dell'autorizzazione stessa. Inseriti il numero di autorizzazione e il comune di rilascio, ci verrà proposto in un menu a tendina il comune di possibile scelta. È importante effettuare la scelta del menu a tendina prima di proseguire con Procedi. A questo punto ci viene chiesto di scegliere quale modalità di pagamento vogliamo scegliere, cioè paga online o paga con QR code. Una volta scelta la modalità paga online, ci vengono proposti il riepilogo dei dati di pagamento. Nella seconda parte della videata dovremo inserire e confermare il nostro indirizzo mail. Su questo indirizzo mail verranno poi recapitate le ricevute dei pagamenti. Prima di dare prosegui, dovremo fleggare dai consenso al trattamento dei dati personali e non sono un robot. Accediamo così al canale Pago PA. Anche qui possiamo scegliere di entrare o con la mail o con SPID. Se scegliamo la mail, dovremo digitare l'indirizzo mail, dare accetto alla privacy policy e dare l'ok su continua. A questo punto ci vengono proposte diverse modalità di pagamento, strumenti di pagamento. O la carta di credito, debito o carta prepagata, o il conto corrente o altri metodi di pagamento. Se scegliamo la carta di credito, debito o carta prepagata, dovremo compilare i campi relativi al titolare e al numero della carta, alla data di scadenza e al CVC della carta. Se invece scegliamo di pagare tramite conto corrente, potremo effettuare il pagamento con l'home banking del nostro conto corrente. In altri metodi di pagamento abbiamo a disposizione altre modalità, come ad esempio PayPal, Satispay, e Pay e altri ancora. In tutti questi casi, comunque, consigliamo vivamente di verificare le modalità di pagamento prima di confermare il pagamento, perché le commissioni possono variare sensibilmente. Una volta confermato il pagamento, dovremo inserire il codice ricevuto via SMS nel nostro istituto bancario o nel nostro operatore. Alla mail che abbiamo inserito precedentemente verrà inviata la ricevuta di pagamento. Proviamo adesso a fare un pagamento online da Torino Facile. Cerchiamo l'app fra i servizi. Accedi al servizio. Selezioniamo l'importo. Qui il mio browser ha mantenuto la mail che avevo già digitato precedentemente. La prima volta dovrete digitarla e ripeterla. Diamo il consenso. Scegliamo non sono un robot.
prosegui, prosegui. Rientriamo con la mail. Continua. Accettiamo la privacy. Continua. Scegliamo carta di credito e debito in questo caso. E qui non andiamo oltre perché dovremo compilare i dati di una carta di credito esistente. Voi, da questo punto in poi, utilizzando il video tutorial, potrete continuare autonomamente. Vi ringraziamo per l'ascolto.